mani, perché siamo invincibili, vicini. E ovunque andrò sarai con me, supereroi, solo io e te, due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Bentornati in questo supereroico video tutorial. Qui parla Simone Bonomi, bentornati nella taverna di accordi e spartiti. E sì, con questo video tutorial di chitarra proverò a spiegarti un brano che Mr. Rain ha portato a Sanremo nel 2023, un brano in tonalità di re bemolle maggiore. Decisamente scomoda per la nostra chitarra, quindi la accompagneremo con una bella ritmica, un bello strumming e il capotasto al primo tasto, in modo tale l'accordo di do maggiore sarà in suoni reali un re bemolle, ma a noi ci semplifica la vita perché suoniamo e pensiamo come se fossimo in tonalità di do maggiore. Partiamo dalla prima strofa, l'intro non c'è, va diretto alla prima strofa, accordo di la minore, settima, con un abbellimento talmente veloce che l'accordo lo chiameremo la minore. Aggiungo il dito 3 sulla terza corda. Idem per l'accordo di fa, che prenderemo in questo modo, quindi è un fa sus 2 basso do. Sembra difficile, in realtà è più difficile la sigla che suonare l'accordo. Anche in questo caso aggiungo il dito medio, quindi molto velocemente sarà un accordo di fa con il basso di do. Do maggiore, sempre con questo abbellimento del dito medio, sono micro acciaccature. Questa è la parola giusta, mi è venuta ora. E accordo di mi minore che diventa maggiore molto velocemente. Poi mi settima. Quindi prima mi, acciaccatura, e poi mi settima. Ritmica numero 1. Semplice, efficace e con le dinamiche basse. Suonerai sul primo e sul quarto tempo. Basta, nient'altro. 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, eccetera, eccetera. Con il plettro, ma puoi anche provarci con le dita. 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2. Degustibus, io userò le dita anche perché poi ti spiego una parte strumentale che fanno i violini, la proviamo a fare con un arpeggio in fingerstyle, e quindi il plettro io lo tengo qua in mano. Se non sei comodo, puoi tranquillamente arpeggiare con la chitarra acustica, che viene bene uguale. Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma ci consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Magari la seconda parte di questa strofa, anziché tenerla così morta, inizio ad arpeggiarla. Appena appena percettibile, rallento e vado al ritornello. Lo puoi fare anche con il plettro, chiaramente. Tutte pennate all'ingiù, sul primo tempo, e one, two, in battere, volevo dire. E one, two, three, four. Come sei più comodo, io ti ripeto, il plettro lo tengo qua, sono comodo. E ora ritornello con la ritmica. Ferma tutto un secondo, se questo video tutorial ti sta piacendo, ci vuoi aiutare nella realizzazione, nella creazione di contenuti sempre migliori, sempre più carini, sempre più simpatici, beh, iscriviti al canale YouTube di Accordi e Spartiti, è un'operazione assolutamente gratuita, ci aiuti a crescere e a fare contenuti appunto migliori. Ora torniamo al video tutorial, come on! Quattro accordi, la minore settima, che puoi prendere in questo modo o così, in varie combinazioni. Bello è anche cambiargli ogni tanto questi accordi. Fa con l'aggiunta della nona e il basso di do. Io prendo in questo modo. Se ce la fai puoi metterci anche il basso al basso. Io per un po' per pigrizia, un po' perché sono comodo, lo tengo qua. Do con il basso di sol, molto importante. A me piace questo basso di sol, mi dà una bella pancia sulle basse, anche perché l'accordo successivo e finale è sol, quindi tengo il basso in comune. La minore, settima, in tutte e due le possibilità, fa sus 2 con il basso di do, a volte questo
fa. Ci metto anche la sua terza maggiore, do con il basso di sol e sol maggiore, volendo ogni tanto anche con la quarta. Come vedi, sono tutti dei micro colori che puoi aggiungere agli accordi per renderli un po' più divertenti e un po' più interessanti all'ascolto. Ritmica numero 2, una bella ritmica sicura, convinta, ma lenta. È una cosa abbastanza difficile da tenere, perché tendiamo chiaramente a correre, non correre. Primo consiglio. La ritmica è una cosa del genere. Come vedi, importantissimo il movimento costante della mano destra. Quindi avrai 1, 2, con il cambio accordo a metà. Di accordi, primo, quarto, sesto, quarto, primo, quinto. Camminerò ad un passo da te e fermeremo il vento come degli uragani. Supererò come io e te. Se avrai paura, allora stringimi le mani, perché siamo invincibili. Chiunque andrò, sarai con me. Supererò. Pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. La minore, mi riposo e riparto con la seconda strofa. La seconda strofa è esattamente uguale alla prima, solamente che è ritmata, quindi andiamo a vedere il pre-ritornello. Sì, sembra strano, c'è già stato il ritornello e ora andiamo a vedere il pre-ritornello, però la struttura del brano è così: strofa 2, pre-ritornello e ritornello 2. Gli accordi: re minore, settima, fa con il basso di do, do con il basso di sol e sol con il basso di si. Se fai fatica, sol maggiore, però è bello che ci sia il basso di si per poi ripartire. Re minore settima, fa con il basso di do, do basso sol, sol basso si. Pardon. Sempre con la ritmica numero 2. Arriviamo dalla strofa. Prima chiudo sul mi e poi vado direttamente al sol e al pre-ritornello. Oh, 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 oh. Quando siamo distanti, ogni volta che piangi, piange per il cielo. Oh, oh, oh. Non ho molto da darti, ma ti giuro che camminerò. E vado col mio bel ritornellone. Che bella canzone. Sì, ritornello bello appoggiato, sicuro, non è scontata questa cosa, non la sottovalutare. Arriviamo quindi allo special, sempre gli stessi accordi, durano però una misura intera, quindi riuscirai a applicare bene la ritmica. Bella sicura, bella convinta anche qua e bella appoggiata. Sentiamo quindi questo special con il ritornello speciale. Già che salvano il mondo, basta un attimo, e capisco che ogni cicatrice qua. Basta un attimo per dirti che con te il posto è casa mia. E ritornello con gli accordi che durano dopo. A questo punto, finito questo ritornello, c'è una sezione strumentale che io ti proporrei di fare in fingerstyle, perché non avendo un quartetto o un ensemble di archi, la proviamo a arrangiare con un arpeggino. E gli accordi che ho tirato in causa sono La minore con l'aggiunta della nona, Fa con l'aggiunta della nona e il basso sulla sesta corda, dopodiché tolgo il medio, da così passo a questo accordo, Do maggiore con l'aggiunta della nona di passaggio e Sol maggiore
una melodia sulla seconda corda. Sentiamolo bene. Chiaramente è un arpeggio che ho pensato io, puoi rubarmi tutte le idee che vuoi e provare a farlo un po' tuo. Se non ti riesce qualche posizione, ecco, semplifica banalmente l'accordo e prova a portarlo a casa senza per forza disperare, non ce n'è bisogno. C'è di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. E riprendi, lo puoi fare anche con il plettro se non ti viene questa operazione di finire la ritmica e passare subito alle dita e ripassare al plettro. Quindi fai un po' quello che senti e che ritieni più giusto. Mi andava solo di proporti questa piccola variazione perché c'è una parte bellissima di archi che è difficile da rendere con la chitarra e quindi l'abbiamo vista anche con questo arpeggio. A questo punto dichiaro concluso questo video tutorial. Spero ti sia piaciuto, spero tu l'abbia trovato utile e interessante. Io ti ringrazio per aver visto questo video fino alla fine. Noi ci vediamo chiaramente in un altro video tutorial di accordi e spartiti. Ciao!